Benvenuto! Questa guida ti mostrerà come collegare lo smartphone alla tua nuova Moto Benelli. Questa procedura deve essere eseguita a moto ferma. Vediamo ora come effettuare l'accoppiamento tramite Bluetooth. Selezionare Bluetooth dal menu principale. Assicurarsi che la connessione sia attiva. Entra nelle impostazioni Bluetooth del tuo smartphone e seleziona il nome del dashboard dalla lista di dispositivi disponibili. Selezionalo e conferma le richieste per la connessione. Ora lo smartphone è connesso correttamente. Premere Enter per sincronizzare i contatti della rubrica. In caso di chiamata, premere Select per rispondere. Oppure premere Enter per rifiutare. Vediamo ora come effettuare l'accoppiamento tramite Wi-Fi con smartphone iOS. Entra nell'App Store. Cerca l'app Carbit Ride. E segui le istruzioni di installazione. Tieni premuto il pulsante Enter per 3 secondi per entrare nella pagina di pairing Wi-Fi e seleziona il sistema operativo del tuo smartphone. Entra nelle impostazioni Wi-Fi del tuo smartphone e seleziona la rete Wi-Fi generata dal dashboard tra quelle disponibili. Inserisci la password indicata sul dashboard. Adesso lo smartphone è connesso correttamente. Apri Carbit Ride sullo smartphone e accetta tutte le condizioni e concedi i permessi richiesti. Conferma il pairing con il dashboard. Seleziona Navigazione ed effettua il login per completare il pairing. Registra il tuo account Carbit. Adesso il tuo account è attivo. Puoi scegliere una destinazione utilizzando la barra di ricerca. Ed iniziare la navigazione. È inoltre possibile cambiare layout, tenendo premuto Enter per 3 secondi. Vediamo ora come effettuare l'accoppiamento tramite Wi-Fi con smartphone Android. Entra in Google Play Store. Cerca l'app Carbit Ride. E segui le istruzioni di installazione. Tieni premuto il pulsante Enter per 3 secondi per entrare nella pagina di pairing Wi-Fi e seleziona il sistema operativo del tuo smartphone. Entra nelle impostazioni di connessione del tuo smartphone. Seleziona le opzioni di impostazione hotspot tethering o router Wi-Fi. Attiva il mobile hotspot o router Wi-Fi. Entra nelle impostazioni del mobile hotspot o router Wi-Fi e seleziona Configura. Inserisci l'SSID del dashboard come nome della rete. Inserisci la password. Adesso lo smartphone è connesso correttamente.
Apri Carbit Ride sullo smartphone e accetta tutte le condizioni e concedi i permessi richiesti. Conferma il pairing con il dashboard. Accetta tutte le condizioni e concedi i permessi richiesti. Ed effettua il login per completare il pairing. Adesso il tuo account è attivo. Seleziona navigazione. Puoi scegliere una destinazione utilizzando la barra di ricerca. Ed iniziare la navigazione. È inoltre possibile cambiare layout, tenendo premuto Enter per 3 secondi. Buon viaggio!